Sì, sulla costa. Kenya è sicuro, il governo ha investito tantissimo e sta facendo veramente tanto. Ma la sicurezza passa anche dall'intelligence e dai controlli alle frontiere per evitare che i terroristi legati ad Al-Qaeda in arrivo dalla Somalia tornino a commettere attentati. Proprio la settimana scorsa sono stati uccisi 5 uomini al confine con l'Etiopia. Con loro avevano 100 kg di tritolo e secondo la polizia erano pronti a colpire. Da Nairobi, per la radio televisione svizzera, Antonella Palmieri. Torniamo in Svizzera, dove non sarà l'Ebola ma un'epidemia influenzale in rapida diffusione tra la popolazione, sommata a un blackout elettrico, a preoccupare le autorità nei prossimi giorni. E questo infatti lo